Allora, in questo momento ci troviamo al campo di Opatowak. Come potete vedere, la situazione è davvero molto incandescente perché le persone sono in coda, chi da ieri sera e chi comunque da molte ore, in attesa di poter accedere al campo. La situazione, appunto, sembra in ogni momento che possa sfuggire di mano, nel senso che le persone giustamente spingono e giustamente chiedono a gran voce di poter entrare e poter accedere ai servizi minimi che il campo garantisce.